Allora, siamo qui con Salvatore Carnevale, un dirigente della Sera Popolare Gaeta, un dirigente del settore giovanile, in particolare della parte maschile del settore giovanile della Sera Popolare Gaeta. Allora, si parla tanto dell'Allianz Bank di Serie B2, ma grandi vittorie ne sta avendo il settore giovanile e proprio la parte maschile del settore giovanile della Sera Popolare, l'Under 18 campione provinciale del suo campionato, così come l'Under 14. Anche l'Under 16 a 3 punti dalla prima, domenica abbiamo l'incontro diretto con i Vigili del Fuoco, sperando di fare risultato. Soddisfazione c'è stata la 14 con 3 ragazzi nostri che sono stati prestati a Idri, e la 18 ha vinto senza... proprio non c'era nessuno che ci voleva contestare, fino alla fine. Infatti nel sul pontino a livello pallavolistico e di Under 18 in particolare non si parlava di altro, appunto, della compagine Under 18 della Sera Popolare Gaeta. E allora, un giusto connubio tra qualità e anche qualità tecnica e anche qualità dirigenziale sta anche nella dirigenza, riuscire a dare l'approccio con i ragazzi, perché loro hanno fatto tutto da solo, cioè partendo dal 96 fino al 91-92, tipo Johnny Capomaccio, Saturnino, Alessio, Minucci, hanno collaborato un po' tutti con questa vittoria. C'è anche un'unione con la polisportiva Itri da quest'anno? No, Under 18 no, solo Under 14. L'anno scorso sono riuscito a vincere, dando in prestito Carnevale Pietro, hanno vinto una Coppa Primavera. E quest'anno invece sono riuscito a vincere il campionato con i due gemellini. Con l'Under 14. L'Under 14. Damiano più, e Valerio. Damiano e Valerio più Alessandro Saturnino. Quindi grandissime soddisfazioni. Adesso con l'Under 18 campione provinciale come si andrà? Stiamo aspettando l'esito per queste, penso, le semifinali regionali. Se faranno a Roma non sappiamo chi, ancora non si sa. È una grande vittoria per questo settore giovanile. Ragazzi, scusami. Il tecnico, ricordiamo chi è? Signor Costigliola. Giuseppe Costigliola. Grandissima esperienza per lui, e chiaramente ha portato grandi motivazioni e anche un tasso tecnico molto alto al settore giovanile della Sera Popolare. Però c'è anche un'altra grande notizia. Non ci sono che belle notizie per il settore giovanile, che ha meritato anche questa intervista, certo. Salvatore. E prendo spunto per dire tutti i nomi, perché sono stati convocati alcuni ragazzi proprio della Sera Popolare nella selezione provinciale che farà parte della kermesse, dell'importantissima kermesse del Trofeo delle Province 2010. I 5 ragazzi convocati sono Alessio Dinucci, Alessandro Saturnino, Pietro Carnevale, Valerio Gregorino e Damiano Gregorino. Sì, grande soddisfazione. L'ultima ci hanno dato domenica, vincendo il Viterbo sia col Viterbo che con i Rieti. Non c'è stata storia, bravissimi ragazzi, 5 titolari nostri con la compagine di 2 ragazzi di Itri. Cioè, la provinciale è fondata, 5 di Gaeta e 2 ragazzi anche i cugini di Itri. Scendono in campo nella pallavolo, ricordiamo in 6, che 5 siano della Sera Popolare Gaeta in tutta la provincia di Latina. È una grande soddisfazione. Penso che sia una grande soddisfazione. E allora i complimenti vanno a Salvatore Carnevale per tutta la Sera Popolare, anche per il mister. Anche, specialmente al mister, che anche se col suo carattere riesce a imbrogliare i ragazzi tipo robottini, però ci dà grande soddisfazione. Però io che vivo abbastanza da vicino questa cosa la devo dire, perché poi Salvatore Carnevale è una persona timida e modesta. Ci vuole tanto anche dal punto di vista dirigenziale, perché se come è vero che lui ha detto che Giuseppe Costigliola è un grandissimo tecnico, però magari li tiene un po' come robottini, interviene lì il dirigente a dare la parte di foga, di motivazioni, li facciamo sfogare. Quindi è fondamentale anche la parte dirigenziale. Grazie Salvatore e complimenti. In bocca al lupo, poi ci risentiamo dopo delle semifinali regionali. Perfetto. E per sapere come sono andati i nostri nel Trofeo delle Province. Grazie. Grazie. Ciao.